8.000 morti, migliaia di feriti, 230.000 sfollati. Ad oltre un anno dall'inizio delle violenze in Siria è emergenza sanitaria. Mancano cibo, acqua e farmaci e la Croce Rossa italiana, in collaborazione con la Mezzaluna Rossa, ha attivato una raccolta fondi per aiutare la popolazione stremata dal conflitto. Elio Cadello ha intervistato Tommaso Della Lunga, portavoce dell'organizzazione umanitaria. Qual è la situazione sanitaria in Siria? La situazione sanitaria è una situazione grave. Quello che gli operatori della Croce Rossa si trovano davanti sono ovviamente le ferite di guerra, la mancanza di farmaci, in molti casi la mancanza di energia elettrica, la mancanza di acqua corrente. La prima preoccupazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa è riuscire ad arrivare nei luoghi dove i feriti devono essere assistiti e soprattutto portarli via, visto che le strutture sanitarie nelle zone dove ci sono i disordini sono in molti casi fuori uso. In che modo la Croce Rossa italiana pensa di far fronte a questa emergenza? La Croce Rossa italiana ha avviato in queste ore una campagna di raccolta fondi, è visibile per ogni cittadino dal sito internet www.cri.it. E questi fondi saranno utilizzati per finanziare programmi di soccorso e cooperazione direttamente con la Mezzaluna Rossa siriana e il Comitato Internazionale. Nel pratico serviranno per l'acquisto in loco di tende, coperte, kit igienico-sanitari, generatori elettrici per le strutture mediche e anche delle ambulanze.